Certe volte non so quel che faccio, giro a vuoto, mi sento uno straccio. Il telefono squilla, c'è un uomo che strilla, mi ronza un orecchio, si è rotto lo specchio. Che chiunata che è schiarata, non me ne frega più. Senza fama in cavaliccia, vorrei andarmene in Perù, in Giappone, in India, in Cina. Ma poi voli in Tagushi, a me quella che la fortuna è fugace, si sa, l'amore, l'amore, l'amore viene e va, ma il maccherone resta, non c'è sta niente a fa. Io mi sento più buona e bella, faccio gnocca cazzarella, e sia vita amara sa fa, si addolcisce con un babà. Il babà è una cosa seria, con babà non si pazzea, è una cura che fa bene, oh babà non puoi ingannà. Il babà è come il ciucciotto, la coperta di Linus, se cercate un antistress, accattatevi un babà. Festival Segreti d'Autore, composta da Roberto Andò, Marco Betta, Elio De Capitani, Raffaella Capria, Mimmo Paladino, Enzo Porcelli, Gioacchino Lanza Tomasi, Nadia Baldi e Ruggero Cappuccio, assegna il premio Segreti d'Autore 2021 a Marisa Laurito. La donna più fredda d'Italia dialoga con la donna più calda d'Italia, cioè la donna più fredda d'Italia è Nadia Baldi, che dialoga con la donna più calda d'Italia, che è Marisa Laurito. Generalmente da queste cose vengono fuori corti circuiti interessanti. Buona serata, io. A 9 anni io volevo già fare l'attrice e quindi ho messo i capelli guardandomi allo specchio esattamente come li porto oggi, sarò un po' noiosa. E però guardandomi allo specchio mi sono riconosciuta immediatamente, perché con le trecce non mi piacevo, con questa pettinatura mi piacevo moltissimo. Infatti andai da mamma e dissi: mamma, guarda come sono bella, e lei mi rispose: togliti immediatamente questa pettinatura da cocotte, perché Edoardo mi dette l'appuntamento per l'audizione il giorno in cui io compivo 21 anni. Papà, ho firmato il contratto col teatro di Edoardo, 21 anni lo posso fare, gli detti il contratto. Lui lo lesse all'impiedi, poi si abbatté pesantemente sulla sedia dicendo: la nostra famiglia da oggi è sprofondata nel buio più profondo, più nero. Mamma mia, bello. Meraviglioso questo posto splendido che avete, veramente grazie a Ruggero, perché veramente il Cilento è bellissimo. Io ho passato anche la mia gioventù qui, perché avevamo una casa a Case del Conte, ecco, e quindi qui, cioè, ho passato molti anni belli di vacanza, tutta la mia gioventù. Grazie mille, grazie, a grazie a voi, grazie, 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 grazie.